del TG di Tele Santa Marinella. Questa settimana iniziamo con un fatto di cronaca, un vasto incendio nella zona sopra la Quartaccia, nonché il ritrovamento della carcassa di un delfino. Abbiamo incontrato la scrittrice Dacia Maraini, ospitata presso la biblioteca di Santa Marinella. Intervista al coach Daniele Precetti per la conquista della serie A2 femminile di basket ed infine le immagini della conferenza stampa tenuta dal campione Arrigoni all'interno delle scuole medie Gesù Carducci per seguire le breaking news e gli appuntamenti del weekend. Iniziamo subito con la notizia di cronaca di questi giorni. Due gli interventi importanti all'inizio quasi della stagione estiva nel territorio di Santa Marinella. Il primo ad opera dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, con la collaborazione dell'Associazione Propirgi di Protezione Civile, nello spengere un vasto incendio che si è dilagato nelle campagne sopra la zona Quartaccia, colpita una vasta area a confine con l'agriturismo La Perla Verde. Si calcola che i metri quadrati interessati dall'incendio siano all'incirca intorno a 15.000 metri quadrati. E nelle stesse ore, altro intervento ad opera del nucleo sommozzatori di Santa Marinella, insieme alla Propirgi, chiamati dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia Locale di Santa Marinella. È stata ritrovata la carcassa di un delfino di circa 200 kg presso la spiaggia dello stabilimento La Le Due Baie. Il mammifero, dopo essere stato sottoposto a visita sanitaria da parte della ASL di Civitavecchia, è stato poi trasportato dalle competenti autorità per appunto lo smaltimento della carcassa. E per ultimo una notizia degli ultimi minuti: la mattina del 2 giugno alle 5.30 i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti sulla via Aurelia all'altezza della farmacia centrale. Un camion ha preso fuoco dopo aver sostato per pochissimi minuti all'altezza del semaforo di via Crispi. Sul posto la Protezione Civile ha subito dato ausilio agli uomini della caserma Bonifazi per spegnere il vasto incendio, le cui fiamme si erano propagate per molti metri dalla sede stradale. Per molte ore la viabilità sulla via Aurelia è stata interrotta. La polizia locale ha deviato il traffico in entrata da Roma verso Via delle Colonie. Solo alle ore 12 circa, dopo aver ripristinato quindi le condizioni di sicurezza d'opera, abbiamo detto, dei Vigili del Fuoco e della Propirgi di Santa Marinella, la viabilità è tornata normale. Nessun danno registrato agli esercizi commerciali siti in quella zona, bensì qualche lieve danno invece si è riportato al semaforo, l'impianto semaforico di Via Crispi. Quindi, come abbiamo potuto vedere, continua la sinergia tra le forze dell'ordine, le istituzioni e le associazioni di volontariato del territorio di Santa Marinella. E veniamo adesso cambiando decisamente argomento, a un appuntamento di cultura, diciamo abbastanza elevato per la nostra cittadina. Ieri la biblioteca Capotosti, di recente inaugurazione, ha invitato la scrittrice Dacia Maraini. Vediamo un piccolo estratto della conferenza. Buonasera, buonasera a tutti. Sono particolarmente felice e lieta di avere la signora Dacia Maraini qua nella biblioteca Santa Marinella. Quindi la ringrazio infinitamente per averci fatto questo grande regalo. Presenterà qua La bambina e il sognatore, un libro che, grazie anche alla mediazione del dottor Oliveri della Demea Cultura, stiamo promuovendo sul territorio, e sarà poi possibile ovviamente acquistare dopo la presentazione, se volete. Che dire di Dacia Maraini? Chi non la conosce? Dacia Maraini è la più grande scrittrice italiana contemporanea. Ecco, lei che ci ha fatto compagnia con le sue parole, con i suoi libri, con il suo impegno, con il suo teatro,
durante questi anni che passano dal 1962 con la pubblicazione della Vacanza, il suo primo romanzo. A bomba sul romanzo, perché finalmente cerchiamo di entrare in quest'ultima opera di Dacia Maleni, La bambina e il sognatore Rizzoli, che sin dal titolo molto evocativo e dalla bellissima copertina ci porta appunto in un ambiente onirico, anche molto così attraente, no? Invece, come spesso nell'opera della signora Maleni, ci porta poi in un universo umano molto torbido, molto difficile da leggere, da affrontare, ma è tuttavia necessario in questo incontro, no? Proprio per le cose che dicevamo prima, cosa può fare la letteratura, la cultura, nei confronti delle persone che poi delinquono, hanno degli atteggiamenti sbagliati nei confronti dell'altro, eccetera, eccetera. Quindi è sempre difficile affrontare questi temi, però lo facciamo con grande chiarezza grazie alla scrittura di questa scrittrice chiara, limpida. Da un po' di anni frequento molto le scuole, mi invitano molto nelle scuole, naturalmente frequento soprattutto i licei, però qualche volta mi invitano anche le scuole elementari. Devo dire che ho delle esperienze straordinarie. Naturalmente le scuole elementari, come voi sapete tutti, sono in mano alle maestre. Però mi è capitato di conoscere dei maestri, che secondo me sono quasi degli eroi, perché le maestre, si sa, si accontentano, sono pagate poco, però fanno mezza giornata, però è un lavoro che si adatta col lavoro casalingo, la famiglia, eccetera, si capisce. Ma un maestro che sceglie di fare questo lavoro, pagato pochissimo, di poca considerazione, per me è già molto. Poi per giunta trovare dei maestri pieni di entusiasmo e di passione mi ha molto colpito, e questo da lì viene fuori, da alcuni insegnanti che ho conosciuto che proprio ci mettevano una tale passione che non mi sarei aspettato da loro. Però per esempio uno di questi maestri, un giovane maestro, parlando con me mi ha detto: io a metà anno mando a chiamare i genitori dei miei bambini, perché maestro elementare, quindi sono bambini, dice: ma lo sai che mi arrivano sempre le mamme? Dice: non mi arrivano mai i papà. Dico: ma dove sono i papà? E allora giustamente lui mi faceva osservare, si vede, noi abbiamo una cultura in fondo che ha censurato l'amore paterno, quello che riguarda i bambini, l'ha censurato, quasi che fosse, l'ha demandato al mondo femminile, come se gli uomini non se ne curassero. Secondo me questo è un errore gravissimo, perché invece c'è, ed è molto bello ed è bellissimo, una cosa bellissima. Io mi sono così, mi è venuto in mente infatti un testo teatrale, un testo che tutti conoscete, che è Pinocchio. Ora Pinocchio tutti lo leggono dalla parte di Pinocchio, che è il bugiardo, che cresce il naso. Voi sapete che Collodi l'ha scritto per punire i bugiardi. Bene, proviamo a leggerlo dalla parte di Geppetto. Geppetto è vecchio, Geppetto è poverissimo, Geppetto è anziano, Geppetto non ha niente. Quel paese è talmente povero che neanche si costruiscono i mobili, perché non ci sono soldi, solo le bare, e quindi Geppetto costruisce bare. Solo che non c'è nemmeno pochissima legna, insomma non c'è niente. E cosa desidera? Un figlio. Desidera tanto un figlio. Non è una donna, eppure desidera un figlio. Desidera tanto un figlio, ma non può averlo perché è vecchio, è solo, brutto, povero, e non può avere una giovane donna. Una giovane donna non lo può avere. E allora lui se lo costruisce da sé, con un atto di grande presunzione, di grande orgoglio, imitando Dio, insomma, no? Costruisce lui, perché lui vuole un bambino vero, però siccome c'ha solo un ciocco di legno, lo costruisce col ciocco di legno. Quando gli mette i piedi, Pinocchio gli dà un calcio e comincia a scappare.
E Geppetto, che ama questo bambino follemente, lo insegue dappertutto, anche quando diventa un somaro, quando lo tradisce, quando gli vende, ruba i soldi, tutto, perché lo ama tanto. E tanto lo ama che alla fine riesce nel miracolo di trasformarlo in un bambino in carne. E i due si incontrano non a caso nel ventre di una balena, cioè nel ventre materno, hanno recuperato il ventre materno. E sentiamo le parole della scrittrice che appunto è venuta a presentare il suo nuovo libro La bambina e il sognatore, intervistata per noi da Claudio Lippi. Siamo qui con Dacia Maraini per Tele Santa Marinella. Innanzitutto volevamo ringraziare per la possibilità che ci dà di questa breve intervista. Abbiamo sentito tutta la presentazione del libro ed ci è venuta quasi spontanea un po' una domanda. Il suo libro è ambientato in una comunità non particolarmente allargata, ristretta e piccola, un piccolo villaggio. Nell'ottica di quanto lei ha detto della paura per il cambiamento, della paura per il diverso, siccome Santa Marinella è comunque tutto sommato una piccola comunità ristretta, secondo lei come una piccola comunità ristretta possa in qualche maniera affrontare queste paure derivanti dalla cronaca moderna, dalla vita di oggi? Beh, prima di tutto ragionando. Poi bisogna fare un po' di differenze tra le cose urgenti da fare, perché l'accoglienza è una cosa immediata, se un bambino sta affogando bisogna tirarlo fuori dall'acqua, e questa è l'urgenza. Però poi bisogna fare dei progetti a lunga scadenza, dei progetti per fare sì che queste persone tornino a casa loro, ma ci vivano bene, e per questo bisogna che noi ci mettiamo tutta la nostra conoscenza, il nostro sapere, le nostre energie e anche i nostri soldi, e perché se no, per forza di cose, se ci sono dei paesi dove manca tutto e qui c'è tutto, è chiaro che poi tutti vengono qua, quindi bisogna fare in modo che i paesi dove manca tutto ci siano di che vivere anche dignitosamente. Il suo rapporto con la provincia, con i centri minori? Beh, io vivo tra Roma e Pescasseroli, che è un piccolo centro che amo molto, dove mi trovo molto bene, conosco tutti, però è vero che i piccoli centri hanno una grande libertà, perché ci si conosce tutti, si lascia la porta aperta, c'è una fiducia, però è anche vero che c'è molto pettegolezzo, ci sono piccoli rancori, cose un po' come una famiglia, no? Però devo dire che tutto sommato la piccola città è più vivibile, più umana che non la grande città dove non ci si conosce, magari uno muore nel pianerottolo accanto e non ci si accorge dopo 6 mesi. Sì, infatti. Senta, un'altra cosa, ho notato che oggi c'erano persone di tutte le età, ma c'erano tanti giovani. Lei è un'autrice che ha vissuto comunque l'esperienza del piacere di circoli di persone dove poter scambiare idee, opinioni culturali. Ai giovani di oggi che cosa consiglia, visto che spesso il punto di ritrovo non c'è? Ma di creare legami, però non di puntare tutto sulla tecnologia, perché la tecnologia è, insomma, non si può diventare schiavi della tecnologia. La tecnologia va benissimo, per carità, ma molti diventano veramente schiavi, dipendenti dalla tecnologia, quello non va bene. Dietro la tecnologia ci devono essere delle persone, quindi cercare anche di non sostituire il rapporto fra le persone con il rapporto della tecnologia. Che è molto attuale, non social network, ma incontrarsi, vedersi e parlare. La ringrazio. Prego. Tantissimo. E dalla cultura passiamo allo sport. Davanti alle nostre telecamere il coach Daniele Precetti della squadra femminile di basket, l'Enel Basket, vista la recente vittoria, il passaggio delle ragazze nella serie A2 femminile.
Allora, salve a tutti amici di Tele Santa Marinella, come potete vedere sto inquadrando Daniele Precetti, coach dell'Enel Basket Santa Marinella. Daniele, comincio con i complimenti. Grazie. Finalmente è arrivata anche quest'anno, per la seconda volta consecutiva, la promozione in A2 del basket femminile. La finale ce la racconti? Sì, bravo. Cominciamo dalla finale perché è chiaro l'attenzione è sulla promozione, però è bene parlare di gara 2 di finale. Una straordinaria gara. Sì, anche perché prima se ne parla, è vero, nella pallacanestro può succedere di tutto, però giocare gara 2 sotto di 13 sostanzialmente contro una squadra molto buona come Muggia non era così scontato. Secondo me ha fatto un'ottima gara sotto tutti i punti di vista. Come mai è successo questo svantaggio di 13 punti? Ma noi abbiamo... Forse è mancato il tifo. Sì, probabilmente. Noi in gara 1 abbiamo sbagliato il primo quarto. Nel primo quarto abbiamo preso 20-7 dei parziali, che sono poi i 13 punti che siamo portati fino alla fine, anche se poi eravamo ritornati sotto a meno 4. E il motivo sostanzialmente è che loro hanno fatto sempre canestro nel primo quarto, noi sicuramente un po' soft abbiamo iniziato, ma non c'è stato un motivo oggettivo, insomma, quindi purtroppo, e perché quando c'è un motivo insomma è più facile. E poi siamo stati bravi a rientrare, però insomma alla fine sostanzialmente loro, essendo una buona squadra, hanno rifatto un break, non abbiamo avuto la forza di rientrare, quindi vabbè, insomma, gara 1 fino sotto di 13, gara 2 l'abbiamo fatta come volevamo noi, piano piano, quarto dopo quarto, senza fretta, e è andata bene. Poi soprattutto insomma vinta dopo un supplementare che è la prima. Infatti io qui volevo arrivare, cioè, vista la vittoria al supplementare, da 1 a 10, quanto vorresti essere stato in campo in quel momento insieme alle ragazze? Quello sempre, quello io farei a cambio subito, ma a prescindere dalla vittoria. Però sì, bello, venuto dopo un supplementare, siamo arrivati al supplementare magari con un paio di disattenzioni, quello sì, che siamo arrivati a più 18. E quindi con un pochino più attenzione, soprattutto negli ultimi possessi, potevamo evitarlo, però forse è stato ancora più bello. Poco più sofferto, dai. Sì, beh, no, poi sinceramente il supplementare non l'abbiamo sofferto neanche tanto, nonostante l'assenza di Gerfuse e Bicomandi, perché poi aggravante, ah, insomma, sì, perché Gerfuse è uscito nel quarto quarto per 5 falli, Bicomandi proprio prima del supplementare. È importante, insomma, sono assenze pesanti. Certo. Prospettive per l'anno prossimo? Prospettive per l'anno prossimo, la speranza è quella di fare la Serie A. Noi purtroppo non abbiamo potuto farla quest'anno, nonostante avessimo fatto, secondo me, da protagonisti, perché come primo anno neopromossi, fare la pur promozione, arrivare terzi a pochissima distanza dalla seconda, che permetteva di fare lo spareggio per salire addirittura a fare playoff in salina 1. Sì, c'è da dire anche che avete affrontato i tantissimi infortuni delle ragazze quest'anno. Sì, quindi quest'anno è stato, cioè, un anno travagliato, un anno pesante, molto difficile, per me il più difficile in assoluto, in generale, per tanti motivi tecnici, organizzativi, c'è stata la penalizzazione, sono stati gli infortuni, il campionato difficile, molto competitivo, un playoff difficilissimo. Noi abbiamo preso i primi due turni, due prime, Marigliano e Cavezzo, tostissime fisicamente e tecnicamente, in maniera particolare Cavezzo, abbiamo fatto un miracolo in gara 1 qua vincendo di 28, e poi loro Muggia in finale, insomma, secondo me il playoff più difficile in assoluto dei quattro che ci sono stati. Quindi questo avvalora ancora di più, ecco, questa nuova promozione. Quindi noi siamo a breve, siamo in attesa, insomma, che anche con la società ci sia un confronto. La speranza è quella lì, la volontà di tutti è quella lì. Siamo partiti per rifarla. E noi ce l'auguriamo veramente. Speriamo. Bene, grazie. Quelle che state vedendo sono le vincitrici del campionato di basket di quest'anno, sì, per Santa Marinella. Beh, risultato, giustamente. Allora ragazze, incominciamo la prima domanda. Secondo voi la partita più bella di quest'anno? Gara 2 di finale. La finale. Immagino, per come è andata, visto insomma lo svantaggio. Casa è stata una bella, bello. Ottimo. La partita più brutta o più difficile? Delle marine quali? La più difficile. Gara 2 semifinale con Cavezzo.
Gara 2, ok. Svantaggio più 28 sul gruppone. Già. Ok. Bene. L'atleta migliore di quest'anno? Gli avversari. No, no. Wow. Atleta. Vero. Lì c'è solo perché sono la più vecchia e quindi l'atleta nostra? Sì, secondo voi? Mariana. Ok, si è nascosta. L'atleta vera. L'atleta peggiore? No, no, no. Non c'è. Comunque, a parte Rossana non c'è. Okay. Vabbè, ma peggiore magari non necessariamente in campo, magari peggiore non so, perché magari crea casino nei spogliatoi o altro. No. A parte Rossana Boccato. Ok, quindi sei tu. Bene. Ragazze, il prossimo anno che facciamo? La due. Il prossimo anno? Speriamo. Lo chiediamo a gran voce. Sicuramente starà lavorando per voi, come si dice in questi casi. Ok, bene, noi vi ringraziamo e vi facciamo ancora i più sentiti complimenti per questa vittoria. E parliamo adesso di apnea. La scorsa settimana il campione Arrigoni ha fatto visita agli studenti della scuola media Giuseppe Cartuccia, alla presenza dell'amministrazione comunale e del nucleo sommozzatori di Santa Marina, l'associazione di volontariato che si occupa della difesa dei nostri mari e della tutela dell'ambiente. Vediamo alcune immagini della conferenza. Darvi questo messaggio, che nella vita, nella vostra età, più o meno si iniziano ad avere dei sogni, dei pensieri, delle immagini e delle speranze. E il mio consiglio è quello assolutamente di perseguire queste speranze, queste emozioni con tutta la nostra energia, perché nella vita è importante seguire quello che il nostro cuore ci dice, perché noi possiamo dare sempre il meglio. Però purtroppo, per quante assicurazioni noi possiamo fare, per quanta attenzione ci possiamo mettere, la vita poi, dopo tanto o poco, ci mette di fronte a determinate difficoltà e ci toglie tante o piccole cose o persone che abbiamo intorno. Nel caso mio, ecco, in quel momento mi ha tolto tutto quello che era il mio mondo, la musica, il mio pianoforte. Che cosa succede però? Noi dobbiamo assolutamente, in quei momenti di difficoltà, o di pericolo, come vedremo dopo, nel mare, dire no, io ce la metto tutta, perché dovete sapere che dentro di voi, ognuno di voi, racchiude delle energie nel cervello e alla base del midollo spinale, adesso senza entrare troppo nel particolare, ma che sono delle energie che normalmente noi non utilizziamo, ma in caso di difficoltà, se siamo positivi e se diciamo c'è la difficoltà, ma io sono più forte, voglio andare avanti, sono sicuro, perché è stato dimostrato, che ognuno di noi può reagire. La vita di oggi è fantastica. Io, come rappresentante del sport italiano, sono onorato e sempre con emozione in prima linea verso la sicurezza in mare, soprattutto verso le nuove generazioni. Qui a Santa Marinella nelle prossime settimane avrò diverse attività, e questa è la prima di una serie. E ci sarà anche un tentativo di record proprio sul lungo mare, nel quale lancerò alcuni messaggi. Quello a cui tengo di più è mai da soli. Perché mai da soli? Perché in mare, se noi seguissimo l'esempio dei delfini, che si divertono sempre in gruppo, avremo un compagno fidato che potrà aiutarci in caso di difficoltà. Questa semplice regola potrebbe salvare tantissime vite. Per cui a tutti voi ragazzi, e in generale a chi si immerge in mare, dico buone immersioni e mai da soli. Ed ora la parola a Maria Teresa Vitali per le breaking news. Ci rivediamo poi in studio per gli appuntamenti del weekend. Benvenuti telespettatori di Santa Marinella alle notizie in breve. Iniziamo con la prima notizia. Sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l'anno scolastico appunto 2016 e 2017. E i genitori degli alunni possono richiedere l'iscrizione e la conferma dell'iscrizione ai seguenti servizi:
mensa, scuola, bus, prescuola, asilo nido, esenzione. I moduli potranno essere ritirati presso l'ufficio della pubblica istruzione in via Garibaldi 16, oppure scaricati dal sito del comune di Santa Marinella alla sezione autocertificazioni, alla voce modelli PDF. Il modulo deve essere consegnato entro il 30 giugno 2016. Allora, la seconda notizia, la raccolta firme per 6 mesi di referendati e una petizione popolare su scuola, beni comuni, trivelle e inceneritori. Gli elettori interessati possono presentarsi per la sottoscrizione muniti di idoneo documento, di riconoscimento naturalmente, presso l'ufficio elettorale del Comune di Santa Marinella in lungomare Guglielmo Marconi 101. E la raccolta firme terminerà il 21 giugno 2016 alle ore 12:15. La prossima notizia, appunto, vi ricordo che appunto dal 1 maggio al 30 settembre è ripartito il parcheggio a pagamento a Santa Severa, dalle ore 8 alle ore 22. Tutte le informazioni si possono trovare nella home page del sito del Comune di Santa Marinella, al link Parcometri. Tutte le informazioni per agevolazioni tariffarie del 30% per i servizi di trasporto pubblico locale e rivolte quindi a cittadini e residenti nella regione Lazio con un reddito ISE non superiore a 25.000 euro. Si possono trovare chiamando il numero verde gratuito 800 00 11 33 oppure sul sito della regione Lazio. Per oggi è tutto, alla prossima settimana. Questo anticipo di estate, iniziano le manifestazioni, si va un po' ad iniziare con il calendario estivo. Inaugura, diciamo, la stagione appunto l'associazione capitanata da Marco Mancin, che porta in scena un musical, Alice nel Paese delle Meraviglie. Lo abbiamo intervistato, ci spiega cosa vedremo al Teatro San Giuseppe il 5 di giugno. Buongiorno a tutti, io sono Marco Mancin e faccio parte dell'associazione culturale Fammi Fare Arte. E quest'anno, come primo anno di vita di questa associazione, portiamo in scena uno spettacolo teatrale, come dice anche la nostra locandina, lo spettacolo per bambini fatto dai bambini, perché gli attori saranno prettamente bambini. Chiaramente il film è... lo spettacolo teatrale, scusate, riporta l'immagine del film famoso della Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie, e noi abbiamo deciso di fare una rivisitazione di questo spettacolo, chiaramente in chiave diversa, quindi in chiave musical. Abbiamo scelto delle canzoni, abbiamo scelto anche delle parti magari non uguali a quelle del film, cercando di abbinarle a quelle che erano le caratteristiche dei nostri bimbi, dei nostri bambini, e soprattutto cercando di sfruttare al massimo quelle che erano le loro caratteristiche e quindi anche il loro carattere, no? I bambini in sostanza sono state la fonte di questo spettacolo, e quindi la voglia di voler mettere in scena un qualcosa di particolare, soprattutto perché nasceva da loro, dal loro entusiasmo e dalla loro voglia di voler fare qualcosa di per noi, per tutti coloro che volevano vederli. Quindi non mi rimane che dirvi appunto appuntamento domenica 5 giugno alle 17:30 per lo spettacolo Un salto nel magico mondo di Alice, e vi aspettiamo numerosi. Grazie. Ancora andando avanti, prosegue anche il calendario delle manifestazioni dell'associazione Litus. Dopo gli eventi della scorsa settimana presso la parrocchia di San Giuseppe, sarà la volta il 12 di giugno presso il Parco Martiri delle Foibe di uno spettacolo di musica moderna. E continuando invece sempre per la metà di giugno, invece precisamente l'11 giugno, è la volta del Rione Valdambrini, che presenta lo spettacolo Zelig Club on the Road. L'appuntamento è per sabato 11 giugno alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport. Per acquistare i biglietti in prevendita ci si può rivolgere a Santa Marinella presso il negozio Love Store in via Roma, oppure a Civitavecchia presso il negozio Il Fuso Orario. E ancora continuiamo con gli eventi, ma di tutt'altra natura. Vi segnaliamo di particolare importanza il Consiglio Comunale, che si terrà il 7 di giugno, martedì 7 giugno alle ore 15 presso l'oratorio di Santa Marinella. Argomento principale della votazione dell'assistenza pubblica: il bilancio di previsione per l'anno
2016. Per questa settimana le notizie terminano qui, come sempre ci vediamo mercoledì sul canale 815 Mecenate TV nella trasmissione di Sonia Bertino da mattina a sera, mentre invece con il TG giovedì, a partire da giovedì prossimo, con le notizie del nostro territorio. Un saluto dalla redazione, arrivederci.